Salve a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Qua sono le 14.57 ed inizia il telegiornale della RAI Italia. Londra attesa col fiato sospeso per la nascita. Qua fanno l'epilogo di tutte le notizie. Sta iniziando in questo momento il telegiornale. Spero tutti voi vi troviate bene, qua fa freddo, c'è molto vento e piove. Buonasera, benvenuti dal TG1. Abolirla o ridurla? Il destino dell'IMU nel vertice in corso al Ministero dell'Economia tra governo e... Se l'aboliscono ci saranno altre spese che faranno. Se la riducono aumenteranno qualcos'altro comunque. Che domande? ...16 miliardi per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Sentiamo Francesco Di Mario. Abolire l'IMU prima casa per tutti o lasciarla solo per i più ricchi? Ruota attorno a questo nodo il dibattito sull'imposta meno amata dagli italiani. Tanto qualcosa aumenteranno comunque. È come avere una carota più grande però che ti picchiano più forte col bastone, oppure una carotina più piccola e un bastone più largo, più pesante. Tanto sempre male ti va, non è che ti danno solo la carota, ti danno pure un bastone o con più forza o più grosso e pesante il bastone che ti bastonano, quindi che cambia? Case di lusso e castelli hanno già pagato l'IMU, forse nessuno lo sa, risponde Brunetta, capogruppo PDL alla Camera. Le posizioni sono ancora distanti, aggiunge, rispondendo al ministro Del Rio che aveva parlato di accordo vicino. A trovare la soluzione prova la cabina di regia governo-maggioranza oggi riunita al Ministero dell'Economia. Intanto l'esecutivo accelera sul pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione. Ad oggi il Tesoro ha messo a disposizione 15,7 miliardi sui 40 previsti nel 2013-2014. Questa attività che è stata fatta è un atto di politica economica molto significativo. Gli importi sono importi che hanno un peso importante nella situazione economica, possono alterare le condizioni, in positivo naturalmente, le condizioni in cui il sistema economico italiano si è trovato per molto tempo. Il ministro spera che gli enti pubblici procedano in fretta ai pagamenti alle aziende e sulla possibilità di pagare tutti i 40 miliardi quest'anno dice non ci sono ostacoli politici ma solo tecnico-operativi. Il rapporto tra il... Cioè gli ostacoli non si può fare. Italia nel primo trimestre dell'anno ha superato il 130% tra gennaio e marzo, più 3,3% rispetto all'ultimo trimestre del 2012. Gran parte dell'incremento è stato dovuto, dice Eurostat, ai versamenti italiani al fondo salva stati. E veniamo alla politica, nuove fibrillazioni nella maggioranza, questa volta sull'omofobia. Una parte del PDL chiede una moratoria legislativa, no dal ministro Franceschini che dice la legge è urgente e non rinviabile. Maria Soave. Una legge contro l'omofobia è urgente e non più rinviabile, non ha nulla a che fare con i temi etici ma con il codice penale. È perentorio lo stop del ministro Franceschini alla proposta di parte del PDL di una moratoria sui temi etici. La priorità è l'economia e non i temi divisivi, secondo Lupi, Sacconi, Gelmini e Carfagna. Richiesta che arriva alla vigilia del voto in Commissione Giustizia alla Camera del provvedimento contro l'omofobia che approderà in aula il 26 luglio. Nel caso dell'omofobia siamo tutti favorevoli a contrastarla, ma non possiamo accettare che si configuri come un reato di opinione. Si attivi anche il governo ad evitare queste divisioni. La moratoria non è condivisa da altri colleghi di partito come Bondi, Prestigiacomo e Galan. Intanto Antonio Leone, capogruppo PDL in commissione, presenta con il relatore del testo Scalfarotto, PD, un emendamento che riscrive il testo ed estende la legge contro la discriminazione anche le motivazioni di omofobia e transfobia. Stiamo lavorando per portare a casa un testo condiviso che raccolga una grande maggioranza del Parlamento. Si tratta di approvare una legge di civiltà, una legge che manca in Italia da molto tempo. Ma resta aperto il nodo dell'aggravante per omofobia che il PDL vorrebbe limitare solo ad alcuni reati. La riscrittura del testo piace alla Carfagna, mentre altri deputati del PDL parlano di decisione non concordata con il partito. E mentre Scelta Civica lavora una soluzione condivisa, i 5 Stelle attaccano in un testo spot inefficace. E Vendola, Sinistra e Libertà avverte, il PDL non riesce proprio a confrontarsi su libertà e diritti civili.
E questa è una settimana chiave per il Partito Democratico. Mercoledì l'Assemblea dei Deputati con il Premier Letta, poi venerdì la direzione nazionale, mentre continua il dibattito interno sulla data del congresso. Giorgio Balzoni. Dopodomani la riunione dei deputati democratici, venerdì la direzione del partito e a tutti e due gli appuntamenti parteciperà il Presidente del Consiglio Letta. A dimostrazione che il Premier ritiene questi passaggi decisivi per la vita del governo, all'indomani della vicenda kazaka che qualche ferita l'ha lasciata. Messa da parte ogni ipotesi di rimpasto, Letta vuole capire... Qualche ferita alla donna e alla bambina sequestrata e estraditata illegalmente. All'Italia no. Sarà difficilissimo, il governo deve arrivarci più forte. E alla richiesta di Brunetta, PDL, di un riequilibrio dei ministeri, risponde così. Le cose serie sono un programma più forte per risolvere i problemi del paese, perché la crisi sta mordendo e quindi ci vuole un sovrappiù di iniziativa. Molto delicato sarà l'appuntamento di venerdì in direzione. Sulla data del congresso il confronto sta diventando scontro. Fioroni aveva ipotizzato uno slittamento della data, ma si è alzato un vero fuoco di sbarramento. I renziani accusano, c'è qualcuno che pensa alla crisi di governo solo per bloccare la candidatura del sindaco di Firenze. Per Bettini non muovere niente è una scelta avventurosa e irresponsabile. Per Cuperlo il rinvio sarebbe un'offesa ai militanti democratici. E Pittella invita tutti i candidati alla segreteria, a cui si è aggiunto oggi il governatore della Sicilia, Crocetta, a firmare un appello a Epifani perché fissi la data del congresso. E il segretario assicura, entro l'anno, come abbiamo sempre detto. E il PDL ribadisce il proprio sostegno al governo e va in prestito sui temi economici. Sonia Sarno. Una strada va seguita senza sbandamenti e non può che essere quella delle politiche economiche, da portare a termine senza indugi. Il PDL è chiaro sulla linea scelta, ancor di più dopo il voto su Alfano in Senato. L'Italia ha bisogno di stabilità e di riforme, fare tagliando al governo, dicono nel partito, significa realizzare gli obiettivi che ci siamo posti, a partire da IMU e IVA entro il 30 agosto, rilancia il ministro Lupi, ma non solo. La vera sfida ce l'abbiamo entro il 15 ottobre, che è la nuova legge di stabilità, che dovrà dare, finalmente, essendo la nostra legge finanziaria, una prospettiva forte di crescita al Paese. Tutto ciò che ci può arrivare da stimolo da parte dei partiti che sostengono la maggioranza mi sembra sia un elemento positivo. Adesso dobbiamo solo fare. Così, in attesa dell'udienza del 30 luglio in Cassazione sul caso Mediaset, il PDL ribadisce il proprio sostegno all'esecutivo e blinda Alfano, tanto che in una nota di Palazzo Grazioli vengono smentite alcune indiscrezioni apparse sui giornali, per le quali Berlusconi sarebbe molto critico verso il ministro. Ricostruzioni, una più fantasiosa dell'altra, puntualizza la nota, ed è Brunetta a replicare all'ipotesi di rimpasto evocata dai Epifani. Serve un patto di legislatura, rilancia, va rafforzato il governo per durare fino al 2018, compare dignità di tutti quelli che vi partecipano. Abbiamo sentito... Che circo che è la politica, con l'opinione di tutti, incluso Brunetta. Teso tra PD e PDL in vista del cosiddetto tagliando. Sentiamo. Il tagliando, quello che fanno le autovetture quando hanno percorso un certo numero di chilometri, è l'ultima novità della politica, una politica che vorrebbe essere nuova ma che a noi ricorda tanto il passato. Nella Prima Repubblica si usavano questi termini, verifica, vertice di maggioranza, cabina di regia, e poi si traduceva tutto in un rimpasto, cioè nella sostituzione di qualche ministro, il che serviva a prendere un po' di tempo, a spostare in là il problema e guadagnare qualche mese e a volte un anno. Ecco, noi non vorremmo che il rinnovamento poi alla fine si traducesse in tutto ciò. Siamo a un bivio, o si trova un accordo su 4-5 punti chiari per arrivare fino alla fine del 2020. Rivoluzione significa ritornare indietro, non tutti lo sanno. Quindi c'è stata una rivoluzione politica in Italia realmente. Siamo tornati indietro agli inizi della Prima Repubblica. Rivoluzione, volgersi indietro. Ecco, volevate la rivoluzione politica? Siete ritornati al 46. La gioventù. La crisi rischia di creare una generazione senza lavoro, ha detto a bordo il Papa, che questa mattina ha stupito tutti quando, salendo sull'aereo, ha portato da solo il suo bagaglio a mano come un passeggero qualsiasi. Sentiamo Marco Clementi. Perché non ci dovrebbe essere riuscito? E che meraviglia! Oh! Lo accoglie il Presidente del Consiglio Letta.
È il suo primo viaggio internazionale. In un ultimo tweet rivolto ai 2 milioni di ragazzi. Magari non l'ha fatto per cortesia agli steward e alle hostess. Magari l'ha fatto chissà che ci portava dentro la valigetta. I documenti dello IOR. Se era presidente nordamericano portava i codici dell'attivazione dei missili nucleari. Viaggio con 70 giornalisti di tutto il mondo, immagini che vedremo solo all'arrivo. Scherza coi brasiliani, ripete una battuta circolata in Brasile dopo l'elezione del pontefice argentino. Dio è brasiliano, dice, volevate anche il Papa? Va alla GMG, ma in mente anche gli anziani. Non devono essere gettati via dalla cultura del consumismo che chiede sempre cose nuove. Poi i giovani, a causa della crisi, dice, rischiamo una generazione senza lavoro. Alla partenza aveva stupito tutti, sulla scaletta dell'Airbus A330 in partenza per Rio. Nella mano sinistra una vecchia borsa di pelle nera, come un qualunque viaggiatore. Un piccolo inciampo nella veste bianca e il saluto alle hostess dell'Alitalia, emozionatissime. Poi il volo verso i giovani, che lo aspettano dall'altra parte del mondo. E dunque grande attesa a Rio de Janeiro per Papa Francesco con migliaia di giovani che stanno... Adesso speriamo che non gli manifestino contro come hanno fatto con i mondiali, che hanno fatto un casino. Rio aspetta il Papa, lo aspetta a Copacabana, il cuore della giornata mondiale della gioventù. Si lavora e si prova. Questo è il palco da dove Francesco parlerà ai giovani, giovedì nella festa dell'accoglienza, venerdì per la Via Crucis. Una struttura enorme, da cui con lo sguardo si abbraccia tutta la spiaggia. State lavorando molto? Ma tantissimo! Dormire e mangiare è un lusso. Loro sono dei padri. Hai capito, sembrava Emiliana. Dormire e mangiare è un lusso. Io sento tutti i miei fratelli e sorelle romagnola, forse. Incredibilmente per le strade di Rio incontriamo un gruppo di ragazzi che vengono dalla Malesia. Sì, sono molto emozionato perché ci sarà questo incontro. Questa è la cattedrale di San Sebastian. Qui il Papa ha chiesto di incontrare i ragazzi venuti dall'Argentina. Podemos esperar todo de Francisco. Possiamo aspettarci di tutto da Francesco, con il suo esempio, con il suo comportamento. Siamo tutti ansiosi di incontrarlo, noi che veniamo dall'Argentina. E noi soltanto vogliamo... e condividere il nostro servizio con tutti e forse vedere il Papa più vicino. C'è entusiasmo e gioia nei luoghi dove andrà il Papa. È attesa per sapere cosa dirà, come parlerà ai giovani, agli umili, ai potenti. E ora il caso dell'espulsione della moglie del dissidente kazako e di sua figlia. Interviene da Bruxelles il ministro degli esteri Bonino, che dice ci sono ancora dei punti oscuri da chiarire. Ecco, è lì il punto oscuro, tanto si batteva per i diritti umani. Ma come è cambiata la Bonino dagli anni 70? Si vede che il potere corrompe. Al Consiglio europeo dei ministri degli esteri e lascia intendere che sul rispetto dei diritti umani la vicenda della signora Shalabayeva e di sua figlia presenta aspetti che devono ancora essere chiariti. La prima preoccupazione è difendere questa signora. Ritengo altresì che ci siano ancora punti oscuri che altre istituzioni debbono chiarire. I punti da chiarire, precisa poco dopo una nota del Ministero degli Esteri, sono quelli di competenza della Farnesina e sarà il ministro a farlo in Parlamento. Altro nodo, l'ambasciatore del Kazakistan a Roma, visto la sua condotta in questa vicenda, dice la Bonino, non sarà più utile neppure al suo paese perché credo che nessuno lo riceverebbe più, ma avverte su una sua eventuale espulsione occorre riflettere. Da quando formare... Cioè, manco un ambasciatore cacciano, ma che fai, Bonino, Emma? Abbiamo preso varie iniziative rispetto alla nostra controparte per vedere appunto di risolvere in questo modo la situazione, ma senza provocare contraccolpi che indeboliscano la nostra presenza e quindi la nostra capacità di assistenza. Adesso vogliono assistere per risolvere i problemi che non hanno potuto prevedere prima. Ma che ti contatti? Ormai c'hanno la donna e la bambina. Chissà che gli succederà. Regina Celi, a Roma. Simona Sala. Non sanno risolvere l'emergenza carceri e vanno a preoccuparsi delle carceri del paese dove hanno mandato la bambina e la madre. Spiegano a Laura Boldrini, il 40% di noi non ha ancora una sentenza definitiva. La Presidente della Camera ascolta, sono qui, dice, proprio per alzare l'attenzione sulle condizioni delle carceri, inaccettabili sia per la polizia penitenziaria sia per i detenuti. Chi ha sbagliato è giusto che paghi. Quindi
non stiamo parlando di conti. Però è anche vero che la giustizia dovrebbe avere come obiettivo quello di far sì che la persona che entra in una struttura detentiva, in un carcere, ne possa uscire migliore di come entrare. Il sovraffollamento impedisce. Invece no, noi abbiamo un Parlamento.